a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata dei Mr. Prepper, cioè il signor Peppe, come al solito con Amorush, che dà il benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, allora, il signor Peppe è qua, come potete ben vedere, bello disteso così, ma in questa puntata dovrà lavorare. Ci siamo per sbloccare un po' di cose, quindi lavoriamo per questo, facciamolo in questa puntata, mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale su TGSkip e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa serie che mi sta piacendo. E se vi piace, mi raccomando, supportatela con un bel mi piace, importantissimo. Questo canale non prende neanche un fottuto euro, siete voi la mia pubblicità, quindi lasciate un bel mi piace e anche un commento se volete, e anche la condivisione se volete. Va bene, avete capito. Detto questo, andiamo in game. Allora, eccoci qua, attenzione, il postino è scomparso. Dunque, ho giocato un attimo off camera e andiamo a vedere subito il calendario, ma non solo, abbiamo un po' di robe da fare. Il calendario, vedete, cioè postino, postino, giorno libero e poi il tizio qua. Quindi per due giorni non possiamo commerciare e infatti anche qua non sta arrivando niente, né possiamo far arrivare niente, purtroppo. Vedete? Non funziona niente. Bene, allora andiamo qua. L'acqua qua non la raccogliamo, vediamo qua, qua dovremmo avercela l'acqua. Quindi andiamo a prendere l'acqua. Qua serve l'acqua. Sì, forse per una di carote sì. Quindi prendiamone 5-6 in totale. Senti, prendiamole tutte queste, chi se ne frega. Adesso vi dico che cosa ho fatto in queste puntate. Allora, anzi queste puntate, queste off camera in realtà che non ho registrato. Dunque, ho recuperato un bel po' di materiali, cosa veramente importante. Ho commerciato un bel po', quindi altra cosa molto importante. E già questo ci ha portato ad avere dei materiali molto, molto importante questa cosa qua. Quindi andiamo a raccogliere qua un po' di acquetta, qua raccogliamo un po' d'acquetta anche qua, anzi pianta. Poi c'è anche impianto veloce. Cos'è impianto veloce? Ah, mette subito, ah, interessante questa funzione qua, non lo sapevo. Mettiamo acqua qua. Ho cambiato la luce perché era tutta di qua, comunque. Adesso andiamo a vedere qua. Qua abbiamo, attenzione, dunque abbiamo un bel po' di materiali, in più ho comprato del carburante e adesso lo teniamo, vi faccio vedere. E da questa parte qua, qua abbiamo tutto, qua abbiamo tutto, questo ce lo mangiamo, che male non fa, le carote le mettiamo in frigo, questo ce lo portiamo, questo ce lo portiamo, questo se riusciamo a venderlo, ok. Allora, cosa ci serve? Dunque, ci serve 20, ok, la leva, 20 di plastica e 10 di elettronica, e le abbiamo. 20 di plastica, eccoli qua, tac, e 10 di elettronica. Molto bene, vai. Ok, e abbiamo tutti i materiali. In più, ci serve del legno, ne abbiamo veramente poco, quindi bisogna assolutissimamente recuperare del legno, ma proprio subito. Facciamo una mazza da baseball che ci serve e bisogna recuperare anche del legno. Potremmo fare anche la trappola con il restante legno, ma per ora il cibo si è messi bene, io non la farei. Abbiamo poco legno, veramente poco, e ci potrebbe fare comodo, però ne abbiamo veramente poco, ma tant'è. Qua invece per fare il banco di lavoro 3 ci serve metallo e vetro, esattamente 30 e 30, 30 di metallo, 30 di vetro, 30 di metallo e 30 di vetro. Metallo siamo a posto, il vetro non ancora, bisogna commerciare e dobbiamo farlo. Ora la mazza l'ha presa, sì, la mazza l'ha presa, sì sì, l'hai presa signor Peppe, dai, forza forza. Questi ce li portiamo dietro, queste robe qua invece, l'acqua e le altre cose non ci interessano niente. Tra l'altro ho visto che uno dei tizi che fa commercio, quello che ci vende anche le altre robe, fa commercio anche di un serbatoio d'acqua, dovrebbe essere utile per contenere l'acqua, quindi molto importante anche quello. Allora carichiamo un po' la barra, che male non fa, ok, e a questo punto usa e andiamo alla foresta per andare là, in quella maledetta foresta qua, esattamente qua. Allora vediamo un attimo se c'è legno qua, ma l'avevo già recuperato, c'è una mazza. Allora qua bisogna andare al livello 4 e andare a riparare tutto, quindi bisogna fare in fretta. Vediamo se qua magari c'è qualcosa.
quel fondo forse era da questa, no, è dall'altra parte. Qua, figurate, abbiamo anche il coltello, mi pare, ho portato, dovrei aver portato, no. No, ok, il coltello non l'ha mai usato, ma secondo me il coltello può essere utile. Dovrebbe fare più danni della mazza, mi sa. Però non l'ho mai portato. Guardate qua, cioè, è il topastro anche. Ma io vi picchio a tutte e due, vi picchio. Ma vi picchio a tutte e tre anche adesso. Cosa volete? Via, muori. Muori male. Muori male. Ok, allora, dobbiamo andare di qua? No, di là. Mi ha recuperato anche carne, non male. Vorrei provare a fare la carne salata, altra cosa. Dai, forza che dobbiamo riparare. Poi vedete, c'è il livello 5 e poi un punto di domanda. Quindi attenzione. Vi ricordo che siamo qua per cercare l'orizzonte, sostanzialmente. Maledetto. Muori male. Muori male. Muori male. Ok. Neanche un po' di legno, cavolo. Neanche un po' di legno, che poi l'ho fatto e l'ho venduto, perché non so se avete notato i soldi che abbiamo. Aspettate, prima devo picchiare qua. Devo picchiare. Allora, la mazza è messa male. Ah, lì c'è del legno, fantastico. Ok. Allora, calmi, perché qua la situazione incombe male. Allora, la mazza, la mazza, la mazza. Ok, la cambiamo. Poi vi spiego perché ho portato anche la benza. E qua in realtà non serve, ma ci servirà. Oh, via questo, abbiamo recuperato del legno, molto bene. Maledetto. Muori male. Muori male. Muori male. Ok. Doveva andare dall'altra parte, molto bene. Dai, 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 forza, 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 forza. Ecco, te pareva che c'era un altro. Beccati sto colpo. Beccatene un altro, beccatene un altro, ti tiro anche un'accettata, eh. Accettata fa male. Ok, via dentro qua. Dovremmo esserci ormai, che cavolo. Dai, che voglio arrivare lì a riparare sta cavolo di leva. Dove cavolo? Ma dai, forza, forza. Qua c'è, no, il topastro, non ci interessa. Andiamo diretti proprio. Oh, dentro qua, subito. Qua l'altra volta, no, la scorsa puntata, la puntata ancora prima, avevamo fatto un macello qua. Ora andiamo qui e guardate qua, c'è il cane. Caceva, questo non lo sapevo. Il cane di coso? È il cane del tizio là, Chupacabra, il tizio quello là ecco dov'era. Sei tu, oh amico, come sei finito in questo casino? Ti portiamo fuori di qui. È scappato. Ma io vorrei riparare il. Ma non dovevo andare fino a qua a riparare. Ero convinto di andare fino a qua a ripararla. Forse non serviva, bastava andare. Oh, cavolo, va bene uguale. Va bene uguale. Mi sto confondendo. Amon, dovevi ripararla. Da qua. Ispezione, ma non c'è ripara. Non c'è ripara. Livello 4, ah, forse devo andare a bastava andare a livello 4 qua. Oh, però è andata bene uguale. Ecco qua che va riparata. Intanto traps aria. Ci sono cinghiali e lupi, ma noi non abbiamo le trappole. Riparare, eccolo qua. Scusate, ma sono messo veramente male. Cioè, veramente. Ok, questo, poi abbiamo questo, e abbiamo questo. Riparare, vai. Olè, abbiamo riparato la funivia. Molto bene. Vai di funivia. Ok, adesso livello 5. Vedete che c'è un punto di domanda sotto? Chissà cos'è? Non lo so. Lo scopriremo. Allora, qua si va nella foresta. Ok. Qua non ne ho idea. Non c'è niente. Ok, andiamo nella foresta. Non c'è niente. Qua però la foresta è un po' lugubre, ma non tanto di più. Ora, cosa troveremo qua? Bella domanda. Che lo scopriremo. Spero. Ecco qua, maledetto, 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 maledetto e maledetto e maledetto e maledetto. E che cavolo. Allora qua serve andare a recuperare un'altra ascia e il coltello. Sicuramente. Altrimenti qua finiamo male. Andiamo a dare un'occhiata, ma
serve fare un'altra mazza. Sicuramente serve un'altra mazza e il coltello che possiamo in teoria utilizzare. Anzi, andiamo. Adesso vi faccio vedere. Allora, andiamo qua. Andiamo alla miniera, perché alla miniera, a livello 2, ho fatto riandare la macchina. Serve a quello la benzina. Probabilmente dobbiamo ricaricare. E questo perché? Perché abbiamo detto, facciamo i soldi. Ma come li facciamo i soldi? I soldi si possono fare vendendo anche i minerali. Ora no, perché il tizio là non c'è. Cioè, il postino non c'è. Però, se questo ha funzionato bene... Oh yes, ci ha procurato un po' di roba, soprattutto un diamante e 8 di oro. E siamo strapieni. Va bene, allora ricarichiamo qua. C'è anche con lo zaino. Ricarica, ricarica. Allora, l'idea è vendere le cose che abbiamo, ovviamente. Io però non mi fido di sta roba, faccio così. Adesso le ha messe tutti, giustamente. Abbiamo scaricato quello. Ora, vendere questi... ci fa recuperare soldi e pensate che il carburante da Joe praticamente ci costa 10 a tanica. 10 a tanica vuol dire che con 40 riusciamo a far andare quello al massimo, cioè per tanto, e a ricavarci delle cose. Quindi ottima cosa, ottimissima. Ora andiamo alla discarica, parliamo con lui. Eccolo qua, parla, e adesso ci possiamo dire anche l'altra cosa. Ehi, Joe, c'è il Chupacabra, sono contento che sia già arrivato a te. È scappato non appena l'ho rilasciato. Oh, Prepper, quindi sei stato davvero tu, non possiamo... Sbagliando sono riuscito a trovare Chupacabra, se no non ci sarei mai andato lì. A parte che potevo arrivarci con la storia della gabbia, comunque. Hai idea di chi vorrebbe fare del male al tuo cane? Non so nemmeno se fosse una persona. La sensazione è che i cani impazziscono a causa delle onde come tutti noi. Vabbè. Oh, questo mi ricorda... Perché il nome? Hai avuto esperienza con, sai, un Chupacabra? Che cosa? No, dai, Chupacabra è solo una sciocca leggenda. Ho solo pensato che il nome fosse divertente. Ecco tutto. E va bene, naturalmente. Ehi, Prepper, ho qualcosa per te. Ho trovato una scheda di accesso con la scritta compagn... Il pass a livello 4, questo è. Forse ne farei buon uso. È il pass. Pass miniera a livello 4. Grandissimo, Joe. Grandissimo. Ora, cioè abbiamo fatto anche questo. Ora, Fort Observer. Ciao, Joe, una domanda importante. Conosci la posizione Fort Observer? So che nel deserto da qualche parte nessuno sa quanto te. Potrei sapere di cosa stai parlando. Ma sai, amico, non è personale, ma non darò via informazioni di riservo. Questo lo sappiamo già. Però lui dopo non ce l'ha detto. Vediamo. No, in questo caso questo è certo. Ma forse se mi dai una mano qua e là... Ok, bisogna dargli ancora una mano. Non pensi davvero che questo l'avevamo già letto tempo fa? Davvero bisogna arrivare a quella base? Ok. E non ci dice niente. Allora, vediamo un attimo. Se noi andiamo a commerciare direttamente da lui, vedete che ci vende le taniche. Abbiamo 111 e io le compro. 4 taniche. E dopo andiamo a ricaricare. Che tra l'altro ho messo nell'inventario anche se in teoria non potevamo, mi sa. Perché prima non ce l'aveva fatto prendere, ma va bene uguale. 4 taniche che ci servono tantissimo. Ora piove, meglio ancora, ma meglio ancora, e dobbiamo andare a letto. Allora, facciamo una cosa. Qua mettiamo anzi, non qua. In realtà sì, lì, perché qua è già pieno, sì, c'è già qualcosa. Allora, va bene, lasciamolo qua, ci mettiamo dentro. No, questi qua no. Mettiamo la roba da vendere, questo. Perfetto, e basta. Qua sotto dovremmo far andare il metallo, ma lo mettiamo qua per ora. Male non fa. Mettiamo via anche questo. Abbiamo il pass della miniera di livello 4. Io li metterei qua. E lì rompono altamente le scatole. Organizziamo bene l'inventario. Qua va tutto bene, ma vorrei portarmi i coltelli, che se non erro li ho messi qua da qualche parte. Non qua, ma qua, in questa qua nuova che ho fatto. Uno, ma ce n'erano altri di coltelli. Che cavolo li ho messi gli altri coltelli? Qua no? Qua, eccoli qua. 2 coltelli. Ok, molto bene. Andiamo qua, facciamo crea. Dovremmo avere... No, il legno è già fatto. Perfetto, perfetto. Possiamo farci un'altra mazza. Allora, possiamo innanzitutto fare così, guardate. Prendere questa mazza. Abbiamo 2 mazze. Qua crea, andiamo qua nelle mazze, dove cavolo è, mazze, e scomponi, gli da 5, molto bene, questo, scomponi, abbiamo anche la pistola e le bombe, quindi possiamo usare quando andiamo là,
un bel po' di roba. Ora facciamoci almeno due mazze, direi. Sperando che ce la faccia. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Vai a letto, dai, dai, riposa, dai. Vabbè, dai, dormi, dai, sì, dai, no, no, non dormire. Sì, dormi, dormi, dormi. Tanto non pioverà fino a domani mattina, quelli li possiamo ricaricare. Dobbiamo stare attento all'acqua. Comunque, andiamo a dormire, che va bene così. Abbiamo il giorno dopo. Mi organizzo, faccio le mazze e poi partiamo. Molto bene, allora andiamo. Dunque, anzi, armiamoci per bene. Ho fatto un po' di cose, giusto per. Allora, direi coltellino. Intanto proviamo il coltellino. Livello 5, si va a livello 5 e si va a picchiare. Picchiare di brutto, tirando su tutto. Troveremo altri sicuramente. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Andiamo contro. Non so se contro i mob, contro le ostilità, diciamo così. Però il nostro obiettivo è andare fino in fondo alla foresta, sperando di rimanere vivi. E magari mangiando qualcosa non sarebbe male, Amon, visto che siamo messi già male. Ok. Oh, il coltello fa veramente male. Molto bene. Qua si va in fondo? No, qua si torna indietro. Quindi se riesco a non farmi beccare da questi sarebbe meglio. Infatti. Vorrei mangiare, adesso vediamo di mangiare perché sennò qua. Attenzione, una casetta c'è, molto bene. Allora, mangiamo, direi questo. Qua da mangiare, meglio mangiare queste robe qua. Questi li ho cucinati, quindi. Oh, là, siamo pieni. Fantastico, picchiamo. Mamma mia, il coltello fa veramente male. Oh, va, picchiamo anche questo, così possiamo tagliare qua. E ci serve, il legno ci serve, è fondamentale se va via la corrente, se. Dobbiamo fondere, perché dobbiamo fondere, ci serve metallo. Quindi, importantissimo. Ora vediamo qua. Qua c'è un altro da tagliare, lo tagliamo. Un altro da tagliare, lo tagliamo. Poi c'è quella casetta lì. Vai. Solo due di legno, poco, poco. Dammi di più di legno, perché solo due? Due, non ce ne faccio niente di due, dai. Già qualcosa in più. Allora, usiamo questo. Che poi mi ha dato la carne di cinghiale, ma non avevo ammazzato nessuno. Però, ma comunque va bene. Oh, questo. Oh, bello. Belli, questo Amon è contento. Amon è molto contento di questo. Bei regalini. Sono già pieni, ma comunque apri. Amon è contentissimo. Ok, qua non c'è più niente. Qua c'è la padella. Buono per il metallo, questo buono per il vetro e qua buono per il legno. Saremo quasi pieni, ma va bene. Chi se ne frega, afferra. Ok, alla grande proprio. Dovremmo aver preso tutto. Non so se posso prendere. Però. Oh, via, 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 andiamo dentro. Vedi come respawnano subito. Ok, livello 4. No, 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 vai picchia con questo. Ok. Taglio. Sta già arrivando la notte. Dobbiamo andare da questa parte qua. Allora, vediamo come si comporta il coltello con. No, coltello. Un coltello quasi rotto. Per fortuna ne ho preso più di uno. Vediamo di qua se c'è qualcosa. Sì, vedete? Altra roba. Maledetto. Dai, vai. Vai di coltello, che qua. Coltello top, ma. Quasi rotto. Questo roba buona, soldi, altre robe. Tagliamo qua, sperando di riuscire a prendere del legno. Quanto abbiamo di inventario? 120 su 160. Abbiamo ancora spazio, vai, alla grande. Abbiamo già recuperato tantissima roba, eh. Andiamo più a fondo, ancora più a fondo. Quanto cavolo è fonda sta foresta? Foresta maledetta. Allora, qua mi ha selezionato questo. Via. Muori male. Ok, lì si torna indietro. Buona. Qua il taglio. Lì c'è qualcosa. Con scritto Nancy, vedete? Nancy più. Non si capisce cosa uguale cuore. Ok. Roba da mangiare che è sempre utile. Qua, allora, il coltello è andato a farsi benedire. Diciamo così. Quindi lo sostituiamo. Io taglierei qua. Ah no, no, che ispeziona. Taglia, taglia.
Tagliamo. Io ho paura adesso di entrare. Io farei un cambio tattico. Cioè, mettiamo. Perché c'ho veramente paura. Mettiamo la mazza. Possiamo cambiarla anche con la pistola. E qua andiamo dentro subito. Ah no, niente, niente. Che cavolo, maledetto. Che cavolo, volevo evitarlo. Non evitato, ma va bene. Topastro, il topastro. Topastro. La mazza fa schifo comunque. Avessimo qualcosa di meglio. Cioè, no, di meglio ce l'abbiamo, è il coltello, ma qualcosa di meglio nel senso, magari, non so, la mazza ferrata, qualcosa di un po' più decente di sta mazza che fa un po' schifo. Soprattutto uno slot dell'inventario in più farebbe comodo, molto comodo. Cos'è? Comunque, ok, calmi, 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 calmo, calmo, calmo. Cosa fai? Cos'è? Il raduno dei topi? Dove c'è qua? Topi di tutto il. Ehi! Cos'è? Ma quanti topi ci sono? Morite! Ma muori male! Ok, allora facciamo una cosa: mangiamo. Ma a questo punto direi di mangiare questo. Ok, molto bene. Molto bene. Qua taglio. Anzi, taglio, lasciamolo lì. Chi se ne frega. Via l'inventario. Andiamo qua dentro la casetta. Possiamo andare ancora più a fondo. Che non è male. Nella casetta, tante robe. Abbiamo un libro anche, ispeziona. Libro, dicono che leggere libri allarghi gli orizzonti, pesa uno. Va bene, pensavo che fosse stato un libro. Ok, apriamo questo. Troviamo dentro il mondo. Siamo anche tra l'altro quasi pieni. Però la teiera la prendo, i bicchieri pure, perché il vetro ci serve. Questo lo prendo. Questo lo prendo, questo lo prendo. Allora, legno ce ne siamo fatti un fottio, veramente troppo pesante. Ecco, ci siamo fottuti. Ma va bene. E che cos'è? E vabbè, dai. Cioè, si sono riproposti tutti. Cioè, si sono respawnati. Ma cos'è? Ma dai. Ammazzali. Pepper. Sveglia, Pepper. Si svegli, signor Pepper. Allora, mangiamo stavolta questo. Oh, là, così ci liberiamo un po' di spazio. Male non fa. Andiamo più a fondo ancora. Ci beviamo qualcosa, mi sa che conviene. Prima che sviene, signor Peppe. Cos'è? Uè, uè. Maledetto, maledetto. La mazza si è già rotta. Qua comunque c'è legno. C'è molto legno. Andiamo di qua velocemente a capire che c'è un'altra casa. Ok, qua è pieno di case, quindi buono. Ma qua c'è una luce. Allora, buono perché ci sono tanti materiali, quindi possiamo tornare a recuperarceli. Che non è male. Foresta 5 di 8. Sempre più bello. Sì, no, ce l'hai, lascia, dai, ce l'hai, lascia. Potrebbe switcharla da solo, dai. Com'è troppo pesante? Com'è troppo pesante, lascia? Ma stai scherzando? Ma non fa cambio con. Mangia! Adesso riesci a far cambio? È troppo pesante, lascia, fai ridere. Cioè, c'è dall'inventario. Le devi solo spostare, dai. Dai, taglia, va. Questo non so se lo recupera. Sembrerebbe di sì. Andiamo di qua. Ok, c'è un'altra casa. E qua si va ancora di più nel bosco. Sti cavoli. Tanta roba qua. Quindi nelle case qua potrebbe nascondersi qualcosa. Quindi, buono. Vediamo un po', entriamo. Adesso entriamo, usciamo perché. Penso che ci sia dentro, sì, sempre le stesse cose, il libro, queste cose qua, ok, comunque buona, buona, ci permette di non comprarli. È notte, dobbiamo tornare a letto. Dobbiamo tornare a letto perché non so cosa succede. Sti cavoli, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Scappiamo, vai qua. Vai, Mr. Pepper. Corri, corri, corri. Ok, andiamo. A casina. Ciao, Lupetti, siamo a casina. Eccoci qua e andiamo a dormire. Ah, no, 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 non dormire prima. Mangia qualcosa perché si è messo malissimo da far schifo. Mangia questo. Molto bene.
messo male anche con questo. Apri, dovremmo recuperare anche l'acqua. Va bene. Dentro questo, dentro questo, dentro questo, dentro questo, dentro questo. Siamo leggeri. Facciamo un bel ricevi, ricevi, ricevi e ricevi. Buona, vai. Adesso possiamo andare a dormire. Vai, vai a dormire, signor Peppe. Vai a dormire, che siamo andati avanti. Bisogna fare tutto con la foresta, chissà quanto è lunga. Chissà quanto è lunga quella fottutissima foresta. Da fare sicuramente. Lo facciamo, facciamo. Questa puntata la facciamo, Adesso bisogna amministrare un po' i soldi, però. Il tempo stringe anche nella puntata, ma proviamo a farcela. Allora, andiamo sotto qua. Velocemente, velocemente, signor Peppe. Allora, qua sta arrivando la roba che avevo ordinato prima che il postino se ne andasse. Qua possiamo recuperare l'elettronica? Sì, direi di sì. Due di elettronica fa sempre comodo. Vediamo se Sergei ha quella roba là. No, non ce l'ha. Però la plastica ci servirebbe. Andiamo allora a fare una cosa. Andiamo a raccattare qua. E qua raccattiamo questo e questo. È troppo pesante, c'ha ragione anche lui. Andiamo sotto qui allora, vai. Scarichiamo un po' di roba. Dobbiamo scaricare, scarichiamo. Qual è il problema? Allora, dobbiamo scaricare un bel po' di robina che c'è qua. Questo, questo, questo e questo. Magnifico. Magnifico. Qua adesso raccogliamo e mettiamo la... Anzi, l'acqua c'è già in teoria. Potremmo anche solo raccogliere e basta. Dobbiamo fare un po' di roba, commercio. Allora, commerciamo subito. Vendiamo a lui a casa di Bob. Vendiamo questo. Prendi. Poi prendiamo l'oro. Vedete i soldi? Già 100 col diamante. Troppo, come troppo pesante. Tutta sta roba. Va bene, dai, lavoriamo. Dobbiamo lavorare. Ah no, possiamo. In teoria potremmo anche scaricare. Che ci frega di lavorare adesso? Voglio andare in foresta perché domani c'è il tizio là. Quindi. Buttiamo giù tutta sta roba e anche questi due qua non ci servono. Anzi, separa. Così. Apri uno di questi e due di questi. Ce ne teniamo quattro. Abbiamo anche il pass della miniera. Cosa vogliamo di più? Qua apriamo. Sì, adesso signor Peppe. Adesso vendiamo. Guardate, faccio un botto di soldi. A casa di Bob. Che cavolo, è venuto qua a scassarmi subito. Ok, un bel po' di soldi, vedete che ce li siamo già fatti. Qua andiamo 5, 6, 7, 8 tutti. Vai, ci facciamo un botto di soldi, che male non fa. Allora, Jetson ci vende anche il tappeto, ma non ci interessa. Ora dobbiamo mirare sicuramente qua 20 di plastica e 60 di metallo, che in realtà potremmo. Visto tutte le cose che abbiamo, tutte le cose che abbiamo qua, possiamo fondere, direi. Minimo, fondiamo tutto. Allora, qua apriamo, dovrebbe... No, non è qua, ma è qua. Perfetto, eccolo qua, ed eccolo qua. È troppo pesante, va bene. Andiamo qua, apri qui, vai, buttiamo lì, fondere e poi ricarica. Olè, ok, così fondiamo alla grande. Apriamo qua, ributtiamo il legno. Ah, ributtiamo il legno e poi faccio tutto e vado in foresta. Boh, ci siamo nella foresta, sono andato un po' avanti, siamo arrivati al livello qua, sostanzialmente livello 6. Ok, tanta roba. Vediamo di ammazzare qua. Siamo qua. Via. Qua ci sono i topastri, non so se è la zona dove ci sono tutti i topi, ma credo di sì. Maledetti topi. Adesso prendo la pistola e vi faccio fuori tutti, maledetti. Adesso sono sicuro che, guardate, entro qua, era la zona dei topi, esco e me li trovo ancora, maledetti topastri. E infatti, qua ci eravamo già stati, abbiamo già rubato tutto. Quindi da qua in poi è dove non abbiamo più reso più nulla. Guardate, sapevo io. Ma guardate, guardate, guardate quanti ci sono. Dammi questo, dammi questo. Sì, ma bendine almeno uno, Mr. Prepper. Se sei rimbambito, Mr. Prepper. Mamma mia, che rimbambito, Mr. Prepper. Mangia qua. Oh, là. Male che ho cucinato la carne. Vai. Sono già le 16:18 nel gioco. Dai, 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 signor Prepper. Ok.
Allora, qua andiamo in fondo nella foresta. Ma che cavolo? Mr. Prepper. Che figura, Mr. Prepper. Allora, qua facciamo il solito switch del cavolo. Per forza. Tac, tac. No, non ispeziona, tagli, ispeziona. So già cos'è, Mr. Prepper. Che switcha e picchia. Col coltello. Vabbè. Ok, qua usiamo. Vai. Bene. Qua possiamo rastrellare tutto. Allora, vai. Afferra. 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 Possiamo mangiarci anche queste. Afferra. Qua il cuscino, no. Il cuscino sarebbe stoffa, in realtà, ma vabbè. Abbiamo un sacco di proiettili che io userei adesso. Cioè, il ho paura di un boss, sinceramente, però... Adesso c'è anche questa. Io quasi quasi uso questa per picchiare. Se ne frega, cioè l'ascia fa male, Tanto ne abbiamo una. Guardate cosa fa male l'ascia. Forse si rovina anche, ma chi se ne frega. Noi picchiamo con l'ascia. Siamo dei picchiatori con l'ascia anche. Ah, mamma mia, cosa picchiamo. Questa super puntata nella foresta, amici, fatta apposta per voi, mi raccomando, lasciate un mi piace. Questa super puntata nella foresta. Allora, dobbiamo andare di qua? Sì. Allora, proviamo ad andare un po' prima di qua per vedere. No, di qua non c'è niente, però abbiamo una scappatoia, bella. Ma muori, muori male. Muori male. Ma secondo me l'ideale sarebbe quello di avere più lupi o più animali assieme, perché li stunna. Ho capito l'antempistica, lui li stunna bene. Vai, ammazza, ammazza, dai. Non sarà lunghissima sta foresta, cioè, che livello siamo? All'8, al 7, cioè, credo che sarà lunghissima. Allora, qua, questi ci servono tantissimo, dobbiamo anche andare in miniera a vedere. No, ho fatto mangia, va bene lo stesso, mangia va bene, vabbè, ok. Va bene, tanti proiettili. Cosa su quelle corna lì, cosa servono? Non lo so, ma abbiamo anche tanto di questo. Secondo me abbiamo recuperato... guardate qua anche questo, un fottio di materiali, cioè dopo off camera io praticamente abbiamo anche il tizio là che ci deve venire a visitare. Ah, troppo pesante, ok, siamo già arrivati al limite. Oh, ci va questo qua qua, muori. Ok, ci beviamo un bel biberon qua. Ok, così siamo a posto, andiamo qua. Abbiamo la gente il giorno dopo e lì possiamo fare tutto. Ok, qua infatti. E infatti qua. Che cavolo è successo? No. Ma perché è tornato indietro? Vabbè. Perché ho schiacciato qualcosa di brutto. Ok, meglio così da un lato. Sparito, va bene. Qua abbiamo esche esotiche, ok, servirà per qualcosa sicuramente. E qua abbiamo un danger, allora il danger, io il danger, ragazzi, non è per sfiducia, però io un revolverino me lo porterei volentieri. Revolverino lo porterei. Perché qua se no so cavoli. A proposito... caricalo, bravo. Eccoli, eccoli che arrivano. Ale, è solo uno. Ricarica, vai. E spariamo a gogo. Non è che sia il massimo della vita sta pistola, però... qua ce ne sono tanti, Cioè, signor Prepper, ti fai pecchiare anche con la pistola. Ricarica. Ricarica, ricarica. Ok. Ah, sono finiti. Wow. Eccolo! Eccolo, come avevate scritto nei commenti. Ehi, Amon, guarda che c'è. Che cavolo. Vai, alla grande. Cos'è questo? La foto. La leva. La scheda di accesso, una carta di accesso da qualche parte, trovata nel relitto dell'aereo. Bombe. L'orizzonte artificiale, tutta sta roba. Sono pieno.
Cavoli, sono pieno, scarichiamo qualcosa che pesa. Beh, lascia qua, è rotta. Non basta, questo è rotto. Ok, tanto era rotto, chi se ne frega. Aspetta, però lascia, era meglio. No, vabbè, tanto ci abbiamo l'orizzonte. Cos'è quello? Un aereo, cos'è, Mr. Prepper? Eccola qua, la foto. Oh, è comparsa Nancy. Ehi, ranuncolo, sembra che tu abbia visto un fantasma. Fammi indovinare, quello sei tu in questa... è lui! Sì, a quanto pare, come lo hai saputo? L'intuizione della vecchia signora, sembra qualcuno che sta cercando di farlo scappare. Ho appena collegato i punti. Quindi forse per quello che... io non ricordo tutto questo, ma hanno perso la memoria! Tesoro, non sei solo, alcune persone in città non ricordano interi decenni, alcuni hanno difficoltà a riconoscere i propri amici, e almeno hai un incidente aereo da incolpare! È un aereo militare. Significa che ero sono dalla loro parte? Uno di loro? Ma magari contro. Non so molto di cose militari, quello che so è che in questo momento non sembra un gran tipo di governo. Inoltre sono abbastanza sicuro che siano stati loro ad abbatterti, infatti. Quindi una volta eri uno di loro o no? Ha davvero importanza adesso? Ciò che conta è che tu sia un giovane capace. E sono sicuro che stai inventando un modo per scappare con qualcosa di grosso e veloce mentre parliamo. Sì, con un razzo. Questa nonnina ne sa tanto, eh. Va bene tesoro, ti lascio fare, sai dove trovarmi, se vuoi parlare di piante, ricordi e altre cose. Grandissima questa nonnina qua. Wow. Andiamo, ispeziona. Aereo precipitato, aereo militare, incidentato, sembra stranamente familiare. E beh, ora possiamo tornare indietro, amici, abbiamo usato anche il revolver. Meno male che avevamo il revolver. Ci è costato meno fatica il revolver, per fortuna, ho comprato anche un po' di colpi, ne abbiamo altrettanti di colpi. Però possiamo tornare a casa, perché tanto abbiamo l'inventario pieno. Piove, molto bene, è sempre notizia positiva. Scarichiamo tutta la roba che abbiamo. È veramente tanta roba. Ora, qua, scarichiamo questo, 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 questo e questo. Tantissima roba. Poi io direi un'esca per animali rari, la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua, non l'abbiamo più caricata, ci pesa e basta. Questi ce li portiamo dietro. La bomba dinamite. Pesicchiano. Pesicchiano, pesicchiano. Quindi teniamo questi, però questi qua ce li teniamo da parte, direi. La facciamo così, apri. Questa qua ce la teniamo da parte nelle bombe. Qua dovrebbe esserci altri di questi. Sì, c'è le corna. Decorazione pretenziosa universalmente amata. Interessante, abbiamo un sacco di roba qua da far schifo. Abbiamo un altro, una scheda di accesso. Va bene. E abbiamo questo che ci serve. E questo che ci serve. Poi tutta sta roba. Via, via, via. Ok. Abbiamo tempo ancora, possiamo quindi fare una bella roba. Cioè, beh, qua possiamo mettere le corna? No, non le fa mettere. Come me le faccio di queste corna qua? Posso neanche smontare, va bene, però le metto qua. Così, ok. E a questo punto qua iniziamo a smontare i materiali per finire la puntata. Allora, la sedia possiamo venderla in teoria, quindi... meglio venderla alla tizia là. Scomponiamo un po' di roba, che male non fa. Qua riempiamo con questo. Adesso abbiamo un bel po'. Qua scomponiamo questo. Vai. Sta roba. Ah, ok. Sta già male lui. Dovrebbe già andare a dormire. Sì. Allora fai un bel ricevi. 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 E vai subito a dormire, vai subito a dormire, l'acqua lì la lasciamo, andiamo a dormire. Amici, direi che per questa puntata è tutto, siamo andati avanti alla grande, proprio alla grande. Adesso andiamo a letto. In questa giornata, sì, c'è la gente, me lo farò io, non c'è problema, nascondo tutte le cose per bene. E intanto produco materiale che abbiamo lì, bisogna portarlo giù. È molto importante questa cosa qua. Bisogna fare allora 60 di metallo, 20 di plastica. Secondo me queste cose ci arriviamo adesso, nella prossima puntata. Gli occhiali di Bob, non so dove siano. Trovo un oggetto, non so dove siano. Guadagna la fiducia di Joe, chissà come.
Joe, prova a venire un altro giorno per fare qualcosa di nuovo, ok? E visita Jenny nella sua cabina, ok? Quindi abbiamo già due missioni che possiamo fare, di cui probabilmente si sbloccherà anche questa e questa qua. Quindi un bel po' di missioni le abbiamo. Amici, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie che vi sto portando. Supportatela con un bel mi piace. Ciao a tutti.